tutti, Franz, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Pagelle delle qualifiche del Gran Premio d'Australia. Raga. Mi fa ridere come dobbiamo stare ogni volta qua a ripetere le stesse cose. E poi c'è anche gente che si arrabbia. Dice, però non devi dire sempre le stesse cose nei video. Perché l'abbiamo capito? No, non l'avete capito. Perché ieri ho ricevuto non so quanti messaggi, commenti sotto i video. Ferrari da vittoria, finalmente abbiamo ripreso la Red Bull, siamo forti. Mi avete mandato le dichiarazioni di Leclerc, finalmente la Red Bull è a portata di mano. E io vi ho detto già da giovedì che la Red Bull non è a portata di mano. Vi ho detto sempre che la Red Bull si nasconde nelle prove libere, quindi magari in qualifica la puoi anche battere. Ma in gara vi avevo detto tranquillamente Verstappen davanti e senza problemi. No, ma tu qua, ma tu là, ma tu so, non è vero, quello ha detto, quello ha fatto, io seguo quell'altro. Quell'altro dice, la televisione, ma ragazzi, allora seguite la televisione e non seguite a me, cioè, è tanto semplice la situazione. Io sono molto obiettivo, perché fa male alla gente quello che dico io e le persone si offendono? Perché purtroppo dico la verità, vado dritto al punto, vi disincanto delle cose che gli altri possono dire e la gente gli dispiace, perché giustamente è meglio campare di belle illusioni e non campare di realtà. La realtà è che Red Bull quest'anno non la batte neanche l'anno prossimo, non so se l'avete capito. L'obiettivo di Ferrari è vincere un paio di gare, barra tre, sarebbe il miracolo vincere tre gare quest'anno. Perché la Red Bull comunque in qualche pista può avere dei problemi e la puoi battere, basta. Ma non la batti per vincere un mondiale oppure perché sei più forte tu. Perché sbagliano loro, che è ben diverso. Quindi, qualifiche che hanno detto, come al solito, che Sainz da più di un anno è ormai la certezza Ferrari, è l'unico costante in Ferrari che porta sempre risultati. E giustamente l'abbiamo tolto. Ti dice che Red Bull nelle prove libere spesso se ne sbatti i coglioni di provare la macchina, fa delle cose assurde proprio per portare tutti su una strada sbagliata e tutti ci cascano come gli allocchi. Ancora ci dice che Leclerc è ennesimo errore di, non so, delle qualifiche. Già in Bahrain aveva sbagliato, aveva perso la pole position. Anche qua ha fatto un errore banale. Si può sbagliare in qualifica? Sì, ragazzi, in qualifica si va a tavoletta, si può sbagliare. Ma Leclerc sbaglia quasi sempre. E in più, non solo sbaglia sempre, perché o fa la pole position o fa l'errore. Non ci sono vie di mezzo. Più non è solo quello. Sbaglia quando c'è la possibilità di fare un grande risultato. Anche qua Leclerc, se non avesse sbagliato, poteva stare là con Sainz e magari insidiare ancora più da vicino Verstappen. Due Ferrari che partivano con la Red Bull davanti avrebbero potuto mettergli pressione, perché poi dove casca l'asino? Ma in Bahrain tanto vinceva lo stesso Verstappen, anche con la pole di Leclerc. Sì, però intanto parti davanti, deve superare, rischi di fargli fare un errore, cosa che non farà mai se parti in pole position. Dopo tre curve già se n'è andato, quando lo fa l'errore? Se tu gli ti metti avanti o subito dietro, è chiaro che lo puoi pressare diversamente. Quindi queste sono le differenze che molti non valutano. Come al solito, comunque, prima di partire vi invito, se volete, a iscriverlo a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la raccolta fondi per la beneficenza, Supercoris and Friends, trovate il link di PayPal in descrizione. Pure un euro donato va in beneficenza e vi ringrazierò tutti con nome e cognome di chi ha donato. Mi raccomando, che è una causa importante. C'è l'aiuto e il sostegno al canale, potete abbonarvi, potete fare donazione sempre al link di PayPal specificando o donazione beneficenza o donazione canale. Mi potete aiutare a prendere un PC, a migliorare le live, la qualità di tutto il lavoro che facciamo ed è un aiuto importante e vi ringrazierò anche in quel caso. Partiamo subito. Allora, primo scandalo assurdo, non c'è un telaio in Williams e non può correre Sargeant. Cioè, positivo, aspettate. Molto positivo, anzi, Sargeant voto 10, perché se non corre è un qualcosa di positivo per tutto il circus. Problema, raga, che vergogna, cioè, dai, non è accettabile, ho visto pure il Team Principal, là, Wolves, calbiate, no, ma noi, giustamente, è vergognoso. Ho capito, ma tu stai dicendo che sei vergognoso tu, cioè, non so se ha capito che sta parlando di se stesso. Ragazzi, inaccettabile perché è sintomo di un team disorganizzato. Abbiamo lodato la Williams quando c'era da lodarla, quest'anno è partita decisamente male. Una cosa del genere non si può veramente contemplare, quindi il fatto che fanno correre solo Albon per me è scandaloso. Boh, poi vedremo cosa accadrà. Guanyuzu, 19esimo, voto 1. Andavo in giro con mezza macchina per la pista, questo qua. Cioè, ragazzi, quando si parla di piloti molto, 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 molto scarsi, Guanyuzu è l'emblema di quello che diciamo sempre. Pilota molto, molto, molto scarso. Mi spiace perché ci sono fior fior di piloti. E un po' più avanti con l'età e giovani che potrebbero. Ma pure un Giovinazzi è meglio di Zu, voglio. Cioè, mo, Giovinazzi per tutto quello che abbiamo potuto pensare noi, meglio di Zu, Però c'è Zu perché c'è soldi. Che possiamo fare? Cioè, abbiamo sti piloti che proprio sono indegni della Formula 1. Ricciardo voto 2.
Ha fatto quasi una decente qualifica. Dopo track limits, là non ho capito che è successo, si hanno elevato lo tempo. Raga, c'ha ragione Alan Jones, che tra cui anche con nazionale di Ricciardo però ha vinto il mondiale come piccolo plus, a dire che Ricciardo è finito. Non lo so. Francamente io vedo che Ricciardo si arrampica sugli specchi. Ma l'inizio mondiale, ma è metà mondiale, ma la fine... Cioè, è un pilota che purtroppo è arrivato probabilmente sul viale del tramonto, perché quello che di Ricciardo non si riesce a capire è come mentalmente non riesce a switchare verso prestazioni migliori. Prenderla da Tsunoda, che non è Mansell, non è Prost, non è Niki Lauda, c'ha poche scuse. Io posso capire che in pista non sei velocissimo, ma il tuo compagno di squadra lo devi battere se sei forte. Manco quello fa più, boh, non lo so. Pier Gasly voto 2, pur qua, ha iniziato a prenderle da Ocon. Non lo so, ragazzi. Io ho visto venti di guerra in Alpine, ma vedo che Ocon comunque forse è quello che rimane più nel team rispetto a Gasly. Evidentemente Gasly sta valutando di andarsene. Vedo che lui non riesce proprio a guidare, cioè ha tutti i problemi tecnici del mondo. Ragazzi, è chiaro che probabilmente già sanno che lo perderanno, perché sia lui che Ocon avevano detto inizio anno che se ne volevano andare dall'Alpine, non si sopportano. Ho visto Ocon che è arrivato, grazie qua, grazie a Lucas. Gasly, l'altra volta si è rotta la macchina, oggi non è riuscito a guidare in maniera decente. Voglio, è facile a sabotare un pilota, tra virgolette, tanto sanno che i punti probabilmente e difficilmente li pigliano. E allora meglio sabotare un pilota che sai che perdi. Nico Hülkenberg, 16esimo, voto 2. E perché le prende da Magnussen? E perché non arriva neanche in Q2? Mamma mia. Anche Hülkenberg è un pilota che ha delle vette da toccare pazzesche e poi ricade fragorosamente, non lo so. Un Haas che quest'anno rischia di essere veramente né carne né pesce. Almeno l'anno scorso andava forte in qualifica, perlomeno si faceva vedere in quel modo. Quest'anno manco quello, boh. Ocon, voto 4 perché almeno si è messo dietro Gasly. È entrato nella seconda qualifica. Un minimo qualcosuccio l'ha fatto. Un piccolo miglioramento al pin l'ha fatto intravedere. Sono convinto che questi migliorano durante l'anno. Sono convinto che se lo vanno a giocare probabilmente il sesto posto finale nel costruttori. Ma per un team che fino a quando ci sta per Schwarzer là ogni volta giochiamo le vittorie, i podi, dobbiamo arrivare a podio mondiale e poi non sono arrivati mai. Non lo so, io reputo Alpine un team in netta involuzione. Ve l'avevo già detto quando cambiò nome da Renault. Secondo me l'obiettivo loro è stare in Formula 1 semplicemente per fare pubblicità alle macchine stradali. Capiamoci. Magnussen, voto 5. Almeno si è messo dietro Hülkenberg. Non è una grandissima prestazione in generale per una Haas che... Raga, è quello che è. Però almeno ha battuto il compagno di squadra, quindi già questo ti dà un piccolo vantaggio. Ma vediamo in gara se la Haas riesce a fare qualcosa di decente. Sì, ha preso punti a Jeddah, ma contando poi chi mancava non li avrebbe presi, quindi vediamo un po' cosa accadrà in gara domani, sperando che siano un po' più costanti sul passo gara. Bottas, voto 6, dai, torna a dare un voto positivo a Bottas dopo non so quanto tempo. 13esimo, un secondo e un dalla vetta nella Q2, buon risultato, è chiaro che conta la gara. Bottas anche l'anno scorso, quante volte si è qualificato anche in maniera decente e poi in gara è retrocesso. Bottas deve capire che in gara se duelli con gli altri ti devi saper difendere, devi saper attaccare, devi essere forte, e ad oggi non lo fa. Quindi vediamo un po' cosa accadrà con Bottas, sperando che faccia qualcosa di decente, anche perché se no ci dobbiamo sentire ogni bravo ogni volta che si inventa tutte le stronzate del mondo, né qua, né là, né sopra, né sotto, poi invece sta sempre dietro. Vediamo. Però io Bottas lo giudico sempre a fine gara, perché di cose fenomenali in qualifica l'ha fatta in passato, poi però non si quaglia. Albon voto 6 pure lui, perché alla fin fine ha fatto quello che doveva fare. Ha portato la Williams in un buonissimo 12esimo posto. È vicino alla zona punti, quindi se davanti qualcuno si fa male, lui può entrare. Certamente, ragazzi, è una Williams deludente. Anche un Albon che ieri ha fatto l'ennesimo errore. L'anno scorso ha sbagliato. Cioè, alle volte, ripeto, Albon mi dà la sensazione di essere quel pilota che quando poi le responsabilità iniziano a salire, crolla mentalmente. È successo in Red Bull, quando guidava la Red Bull, e sta succedendo ora. Vedremo in gara, perché il 12esimo, se si sa districare, ci può provare a prendere dei punti per la Williams. Hamilton, voto 3, ma ragazzi, io vi dico la verità, a parte che stava là con Russell in Q2, quindi
Non lo so, io non penso che Hamilton sia rincoglionito in questa maniera così poderosa. Ragazzi, sapete che penso io? Secondo me la Mercedes sta facendo di tutto per demoralizzare Hamilton. Lo farà come Perez, lo fa tornare a vita quando c'ha bisogno, però adesso farà scappare Russell in classifica in modo che Hamilton Russell non lo può prendere più. E dopo gli farà fare delle sue prestazioni per prendere punti nei costruttori, ma sempre limitatamente, sempre in maniera veicolata. Questo è quello che penso io, perché Hamilton non può trasformarsi da un pilota che fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa gli rompeva il sedere a Russell e quest'anno invece va male. So. Sono cose che io non concepisco, lo sapete il mio pensiero qual è. Top 10, Fernando Alonso, voto 3. Beh ragazzi, no, ho capito che problema ha avuto Alonso perché mi aspettavo molto più avanti il pilota spagnolo. Non può stare a mezzo secondo da Stroll. L'abbiamo visto l'ultimo giro arrancare, fare traiettorie strane, pure il rettilineo. Ha avuto qualche problema, certamente. Io penso che in gara, se la macchina funziona, può recuperare, perché comunque la Aston Martin nelle prove libere non aveva deluso. Una macchina decente su questa pista. Sappiamo che la Aston Martin per sua stessa missione ha detto: noi adesso abbiamo fatto una macchina molto tradizionale, durante la stagione arriveranno le evoluzioni, quelle vere, copia Red Bull di quest'anno. Quindi chiaro che adesso stanno un po' cincischiando, però manco Alonso può partire decimo, eh. Sono stati dei problemi sicuramente e sono convinto che in gara, salvo problemi, Alonso recupera, si avvicina alla top 6. Lance Stroll voto 7 perché ha battuto il suo compagno di squadra, ripeto, al netto di problemi. Stroll dovrebbe correre sempre in Australia, a Las Vegas, in poche gare, in Brasile, poche gare dove va sempre bene, perché come Ricciardo in Messico, questi sono i piloti che vanno bene in 3 gare su 25. Vediamo domani che succede. L'anno scorso ebbe l'incidente con Leclerc, però comunque dimostrò che la pista gli piaceva. Vediamo, perché secondo me Alonso cercherà di sorpassarlo. Però vedi, poi Alonso ti trovi anche nei guai ora, che con Stroll non puoi essere aggressivo, non puoi fare l'attacco violento perché sai che è il proprietario del team. Certamente Alonso, se va più veloce alla posizione, la reclama, non è un problema. Yuki Tsunoda, voto 9. Ricciardo può dire quelli che pare. Eccolo il risultato. 8° posto per Tsunoda, altra qualifica ottima. Anche qua parliamo di un pilota che purtroppo è troppo incostante, ma anche la Racing Bulls Alfa Tauri è troppo incostante, parliamoci chiaramente. Però Tsunoda comunque ha fatto un'ottima qualifica, 8 decimi dalla vetta significa che la Racing Bull sta migliorando come macchina. Io ve l'avevo detto, secondo me questa macchina, se la sviluppa un po' la Red Bull, vedrete che prenderà piede durante la stagione. Beh, ragazzi, Tsunoda è un pilota che ha delle doti velocistiche certe, ma che troppe volte non le riesce a mettere a frutto, oppure è troppo incostante. Certamente partire 8° in questo modo è eccezionale, in casa del tuo compagno di squadra. Aiutatemi a dire, un pilota che quest'anno, se si mettesse in mostra davvero, potrebbe aspirare alla Red Bull, ma è difficile ragazzi, è difficile. Al posto di Perez, non al posto di Verstappen, perché se ne va Verstappen, Red Bull comunque qualcuno lo deve prendere. Però ora vediamo in gara, speriamo che riesca a prendere punti, giustamente. George Russell, voto 7. Ragazzi, la Mercedes non è nelle migliori condizioni in questo inizio stagione. Sembra proprio la Mercedes 2022. Un inizio stentato. Russell comunque sempre abbastanza meglio di Hamilton. Non si capisce lo motivo. Una macchina, la Mercedes, molto nervosa nelle curve veloci, dove diventa instabile. È chiaro che deve fare un gran lavoro. Non stento a credere che durante l'anno ce la ritroveremo davanti, però ad oggi intanto sta dietro ed è meglio avvantaggiarsi nei confronti della Mercedes. Nel 2022 Ferrari e Red Bull scapparono, a fine mondiale la Mercedes alla Ferrari l'aveva ripresa anche in classifica costruttori, quindi ragazzi, mai dare per spacciati questi della Mercedes. Oscar Piastri, voto 6, buona prestazione, 6°, però ancora una volta ha preso 2 decimi da Norris. Raga, Non concepisco quando la gente dà per fenomeni piloti che hanno dimostrato qualcosa di buono solo nelle categorie inferiori. È come a dire un giocatore bravissimo nelle giovanili diventa un fenomeno anche nelle squadre superiori. Quanti giocatori erano fenomenali nelle giovanili e poi nelle categorie superiori, Serie A, Serie B, dove che sia, sono diventati scarsi? Quindi vi dico io, Piastri ad oggi è un pilota che ha un ottimo potenziale. Ma come definiscono tanti questo pilota un campione, non c'ha senso, perché come dire Leclerc il predestinato, gli si è dato un'etichetta a Piastri che ad oggi non sta rispettando, perché ad oggi il vero fenomeno è Norris e nessuno lo cita.
perché sta sempre davanti, salvo rari imprevisti e rare occasioni, sta sempre davanti. Quindi è la seconda stagione, ora le scuse iniziano ad essere un po' di meno, ragazzi. Seconda stagione, un pilota, viaggio. Niente, sempre dietro, vedremo, anche perché è pericolosa la McLaren, pure per la Ferrari. Io penso che a livello di passo la Ferrari sia superiore. Però intanto, con Leclerc che parte a sandwich, dai, ti devi liberare. Però aspettate, ragazzi, perché Piastri sesto. No, perché ci parte Perez sesto. Perez voto 4. Allora, non ho visto che ha fatto. Là ha fatto l'infrazione. Ha bloccato, mi sembra, l'AS. Beh, ragazzi, un regalo di Perez, eh. Perché Perez terzo, si poteva giocare tranquillamente il secondo posto sul podio, perché poi a livello di passo, secondo me, Perez sarebbe uscito fuori. Confronto alla Ferrari. Partendo sesto, ci può permettere a noi di Ferrari e di piazzare una macchina seconda, molto più semplicemente, magari fare un doppio podio, quello che avevo detto giovedì. Perché Perez comunque dovrà recuperare. Certo, non è una pista dove è difficile sorpassare, è in un rettilineo, hanno elevato tutte le curve. Hanno reso la pista molto più semplice di come era prima. Però partendo sesto, sei nel traffico, la partenza diventa rischiosa e in Australia spesso succedono i casini in partenza. Quindi Perez poteva evitare di fare quella cazzata. Se fosse partito terzo sarebbe stata una probabile doppietta Red Bull. Ad oggi Perez può prendere il podio, ma potrebbe non riuscire a recuperare il secondo posto. Parliamo di Leclerc che scala al quarto posto. Leclerc voto 5, non mi è piaciuto, cioè non è una qualifica degna di Leclerc. Leclerc è un grandissimo qualificatore, però o fa le pole position e risultati clamorosi o sbaglia e parte dietro se non si schianta. E poi se c'ho voglia faccio un video sull'argomento, perché nel 2023 abbiamo visto la galleria degli orrori di Leclerc e la gente sta ancora a dire eh no, ma là, ma è colpa di quello, e mo lo sovrasterzo. Cioè, mica, io non ho mai sentito Leclerc scendere dalla macchina e dire ho sbagliato. Sovrasterzo, ce l'hanno tutti il sovrasterzo, ragazzi, è una parte integrante del motorsport. Perché Leclerc non dice almeno una volta ho sbagliato? Sono umano anch'io, ho sbagliato. Cosa si è perso Leclerc? Una prima fila, poteva stare là con Sainz. Era stato sempre un pizzico più veloce, poteva stare lui in prima fila con Sainz, o perlomeno partirgli dietro. Ed invece vedi che succede. Ci sta solo Norris avanti, non è impossibile superarlo, però quando c'è da fare quello step, Sainz c'è e Leclerc no. L'anno scorso sbagliò pure lo stesso in Australia. Vi ricordate? Si è giocato la gara. Perché? Perché mi ricordo che dicevano che arrivava la pioggia e comunque c'erano due giri da riscaldare le gomme. Sainz fece il giro subito e prese la posizione. Leclerc aspettò due giri e non prese la posizione. Quindi vedete come il discorso è che Leclerc spesso sbaglia. Sbaglia nel momento sbagliato. E poi dici no, ma è colpa della macchina. E la gente sta pure a sentire, giustamente, sono fan di Leclerc. Che ci sta, i fan Ferrari in Italia, i fan di Leclerc. Ma i fan di Leclerc, ragazzi, sono destinati a delle scoppole che continuano anche nei prossimi anni. E mi dispiace per voi, cambiate mentalità. Lando Norris voto 8. Norris ha fatto una grande prestazione. Un 10° e 3 da Sainz, 4 da Verstappen. Ha fatto un'ottima prestazione. Segno che la McLaren non è lontana. Una McLaren molto tradizionale che può fare un bello step verso l'alto. Quindi, ragazzi, penso che Norris comunque stia dimostrando la bontà di un progetto McLaren che si può evolvere bene, quindi tornerà pericolosa durante la stagione. Da Norris ci aspettiamo una buona gara. Per come è Norris, non penso possano prendere il podio, salvo imprevisti, però Norris può fare una buona gara. Una buona gara domani e prendere tanti punti per la McLaren rispetto a Aston Martin e a Mercedes. Carlos Sainz, voto 9. Che si deve dire questo? Non gli voglio dare il 10 perché non ha fatto la pole. Voto 9, ragazzi. Quando c'è bisogno, le castagne al fuoco te le leva Sainz. Pilota straordinario, pilota maturato in maniera clamorosa. Non solo in gara, dove ha trovato il passo, gestisce meglio le gomme di Leclerc, ma anche in qualifica è diventato fenomenale. Sbaglia poco. A 2 settimane dall'operazione all'appendicite si è messo in macchina, ha fatto il Sainz, ovvero il pilota più forte che oggi ha Ferrari, che giustamente regaleremo a qualche altro team per ritrovarcelo contro l'anno prossimo e col dente avvelenato. Sainz quest'anno sta facendo per l'ennesima volta il fenomeno. La gente Birman, se fosse stato Birman qua, non so se si sarebbe qualificato nei primi 6, ma è difficile. Quindi la potenza di Sainz oggi, la bravura di Sainz oggi per la Ferrari è qualcosa di imprescindibile. Non so se Hamilton sarà capace di fare quello che fa Sainz, non penso proprio. Quindi sostanzialmente abbiamo preso il miglior pilota che ci abbiamo, l'abbiamo fatto maturare, l'abbiamo reso potenzialmente un fenomeno e adesso lo regaliamo a un altro team. Questa è la logica Ferrari, per avere due sponsor di più e per vendere qualche macchina in più stradale. Questa è la logica Ferrari aziendale. Sainz ha fatto un lavoro straordinario.
pilota costante, pilota maturo, speriamo che non faccia gli errori dell'anno scorso, ma pilota incredibile. Può insidiare Verstappen? No, lo seguirà ai primi giri come sempre, poi chiaramente si staccherà quando Verstappen accelera, ciao, se ne aiuta la Ferrari. Verstappen voto 10, gli si deve dire. Cioè almeno pensavamo di poter stare davanti in qualifica, oggi è di potergli dare un grattacapo di più perché comunque ti deve sorpassare, neanche quello. La gara domani ci svegliamo alle 5, alle 5 e un quarto, già stiamo a dormire tutti quanti qua. Migliore della giornata sicuramente Sainz, straordinario, eccezionale. Ormai ho finito gli aggettivi per definire Carlos, peggiore Hamilton, ma io penso che ci siano delle colpe tante anche di Mercedes, ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.